Fiorello è tutto fuorché un reduce, perché è stato il primo che ha dimostrato che con un semplice iPad si può fare radio e televisione, cioè lui è il pioniere della nuova epoca. Complimenti a Chiamolera. Molto istantaneo, benvenuto. Io facessi un programma a lui, lo vedrei subito. Sei bravo, hai fatto l'introduzione. Io pensavo che la conferenza fosse la tua. Questo è un complimento tremendo. No, no, bravissimo, perché proprio parola mia dovresti fare. No, allora, intanto io non sono un turista qua a Cortina, ma io sono ormai persona di Cortina, proprio ormai posso dirlo. Io mangio pucce specca tutte le ore quando arrivo qui. Ormai scio, vado. Fai colazione con i casunzei? Casunzei, proprio col tè, faccio qualsiasi cosa. Ormai sono proprio montanaro, scio. Ho imparato a sciare per forza di cose. Ditemi nomi di piste, Franchetti, Vitelli, le conosco tutto. Lo Schulz mi hanno fatto fare, sai cosa? Lo Schulz. Di schiena, ma l'ho fatto perché ho fatto tutto. Mi hanno detto, Fiorello, devi fare. No, grazie, lei è la prima volta che viene a Cortina. Io invece sono regoliera già ormai. La prima volta, quindi ancora non è avvezzo di queste cose qua, perché se vieni qui devi sciare. Io ho una moglie che praticamente è cortinese, quindi ho dovuto imparare. Di cosa possiamo parlare? Diceva il dottor Grasso che oggi è un po' la cultura dell'on demand, no? L'on demand. Io sono all'ottava serie di 24, me ne vedo tre serie a notte, perché è così, funziona così. Che cosa siamo, professor Grasso? Io che cosa sono? Io non lo so più che cosa sono. Un giovane adulto. Un giovane, non so più che cosa fare, non so più come. Quindi sono stanco, posso dire la verità? Sono stanco, appena uno si abitua alla TV e arriva Sky, vado su Sky. Appena vado su Sky, perché è vecchio, e allora arriva la rete, vado sulla rete, vado poi su internet, poi vado, c'è YouTube, perché devi fare i filmati per YouTube, perché i contenuti brevi, perché oggi si è abituati a vedere contenuti brevi. Io ad esempio, oggi mi dicevano, oh sai, ti ho visto in TV, eri su Dore Cia Gulp di Mollica, tutto proprio. Ah, sì, davvero, quando? A luna. Hai detto a luna? Tu, pa, metto così, mi sono visto il pezzo, tranquillamente, che non c'è bisogno di stare davanti alla televisione. La radio che faccio in questo momento è questa. E questa è la novità. Questa qua. Io vado con l'iPhone, ma tra un po' lo faccio vedere, la facciamo poi in diretta qua sul palco. Allora, codice 1111, che non poteva essere altrimenti, se no me lo dimentico, se ci metto un numero diverso è finita. Vedete qui, faccio note audio, vedete, che sono queste così, schiaccio il pulsante rosso, guardate, questo è per la pigrizia, quindi non vado a Saxa Rubra, che è una cosa tremenda, Saxa Rubra, veramente Valsecchi, fai un film Natale a Saxa Rubra, se vuoi incassare un euro, è una cosa tremenda. Cioè andare a lei, il professore lo sa, andare tutta la mattina a fare un programma radio a Saxa Rubra sarebbe tremendo. Biasiago già. 3, 2, 1. Bene, buongiorno, siamo fuori programma, abbiamo qui Scialamora. Ciao, come stai? Molto bene. Sarebbe Chiamulera, ma va bene anche Scialamora. Va bene, Chiamulera, le olive in Chiamulera, ragazzi, sto. Allora, pronti così, ciao, appuntamento a domani, ci si sente domani, ciao, grazie. Guarda chi c'è come ospite, professor Grasso, come va? Bene. Tutto bene, il quarto ciclo, quando inizia? Non lo so. Sta cominciando, c'è zero. Poi schiaccio, rischiaccio il rosso e faccio così. Sono riuscito a non passare. Siamo fuori programma, abbiamo qui Scialamora. Ciao, come stai? Molto bene, sarebbe Chiamulera, ma va bene anche Scialamora. Sarebbe Chiamulera, va bene. Allora, perfetto, guardate, poi c'è scritto salva, vedete, salvo, io salvo, anzi prima stoppo, poi salvo, poi c'è un altro tastino, invia mail. Sono riuscito a passare alla posterità come Chiamulera e non Scialamora, già questo è un buon risultato. Chiamulera è un bel programma. Allora, è un bel nome. Invio la mail a Radio 1, che quando arriva una mail a Radio 1 arriva la mail. Sono tutti di profilo ancora, quindi hanno i pass col profilo. Prendono la mail, la devono comprimere in qualche modo, la comprimo e la mettono in onda su Radio 1, cioè vi rendete conto, io dal baretto sotto casa con questo
15 centimetri di roba, faccio il programma radiofonico senza bisogno di cuffie, di microfoni, di niente, e con una spesa soprattutto anche di costi, no? Perché io non costo niente alla RAI. Cos'è tutto questo, professore? Sta succedendo qualcosa di meno, perché il nostro è un paese di dementi, cioè perché adesso riconosco Aldo Grasso. Perché se Fiorello vivesse in qualunque altro paese del mondo avrebbe una trasmissione giornaliera con tutti i mezzi a disposizione per sopperire alla sua pigrizia, e sarebbe il nostro Letterman, il nostro Colbert, il nostro Jon Stewart, eccetera. Cioè, noi siamo un paese che, quando abbiamo un capitale umano, artistico, sappiamo darci un calcio in quel coso. Vabbè, grazie. C'è la signora, andrebbe, purtroppo non abbiamo un faro, una luce, perché andrebbe vista la signora. Prima, seconda, settima fila andrebbe. No, lei andrebbe vista per i capelli, sono spettacolari. Il cristallo, già detto. Belli, cioè non ha un capello in sciopero, nulla, tutto perfetto, una cosa stupenda. Da dove arriva, signora? Da Treviso. Vuole fare una domanda al dottor Grasso o a Giammulera? È un piacere ascoltarvi. Allora, signora, chi glielo doveva dire stasera? Qualcuno pensa ci vada a Cortina a fare vacanze di Natale, così, tipo film. Invece no, qui si fa cultura, signora. L'ultimo libro che ha letto? Ci vengo da 40 anni. A Cortina? Sì. Da 40 anni viene qua, si trova bene con noi? Benissimo. Ha detto che dopo questa di stasera c'è anche l'azienda di promozione turistica che ti reclama. Nell'immaginario collettivo il personaggio dello spettacolo deve valere per forza delle tasse, invece no, non è così vero Valsecchi, perché io dico sempre, lo dissi ai miei commercialisti, quando avevo due commercialisti, questo dico lei, due commercialisti, che il commercialista, ci sono commercialisti presenti? Il commercialista tende sempre, lo guardi bene, il signore con gli occhiali, magari dopo un controllino per tre scene. No, il commercialista, non tutti, tendono sempre a dirti, oh, se fai così noi facciamo così, perché se fai così girano di qui, se vai di là, poi vai di qui, poi di lì, fai così e paghiamo meno di qui, di qui. Il discorso che fece, ne ho due io commercialisti, proprio marito e moglie, per cui... Che quando con noi sei in una botte di ferro, quando mi hanno detto così, l'ultimo avevo sentito dire all'avvocato di Corona, sei in una botte di ferro. Vabbè, detto questo, se guardi, se a me da ragazzo mi avessero detto che guarda, guadagnerai questa cifra qua, se io da questa cifra qua, per me è impensabile, se da questa cifra qua togliamo il 50%, il 50%. 52%, ecco, già avevo evaso un 2, il 52%, quello che rimane, detto per me, era inimmaginabile, quindi che mi frega a me di... Perché poi alla fine quelli che evadono sono i ricchi, cioè sono i ricchi che vogliono avere sempre di più, è quello. Quindi questo discorso lo faccio solo perché c'è il... è molto bello da fare davanti a un ufficiale della Guardia di Finanza, è bellissimo, veramente. No, però insomma la verità... Con l'ombrello proprio, Il grande Francesco Chiamulera. Ale, vale, hai recuperato. Ci vediamo a presto. Ci vediamo.